Rieccoci insieme alle ragazze dell'unità pastorale di Villa Seta. Siete pronti per questa nuova avventura? Quest'anno ci immergeremo nel mondo di Giona. Sarà un'esperienza unica. Come l'anno scorso, iniziamo con il tutorial dell'inno. Giulia ed Elena vi spiegheranno i passi. Adesso divertitevi insieme a noi. Ciao! Partiamo con il ritornello. Ovviamente, come l'anno scorso, è importante imparare le parole insieme ai passi. Così sarà molto più semplice impararlo. Cominciamo! Giona! Il tuo Signore ti chiama! Non devi avere paura, la sua parola devi annunciare! Giona è in ognuno di noi! Bisogna avere coraggio, seguendo l'unico grande amore. E si ripete. Quindi Giona, il Signore ti chiama. Non devi avere paura, la sua parola devi annunciare. Adesso iniziamo con la strofa. Quest'anno le strofe avranno dei passi tutti standard, uguali per tutte e due le strofe. Iniziamo insieme. Il primo passo è questo. Andiamo prima verso destra, poi verso sinistra per 4 volte. Dopodiché scivoliamo prima il piede destro, poi il piede sinistro battendo le mani per 4 volte. Ci voltiamo verso destra e ripetiamo lo stesso passo. E facciamo il giro col piede destro. Torniamo di nuovo alla posizione iniziale e poi c'è di nuovo il ritornello. E io gli affido una missione. C'è tanto egoismo nel cuore. E gli uomini che io nel mondo ho creato, tu devi portarli all'amore. Ok, per due strade faremo come ha detto Giulia. La terza strofa invece vogliamo che tutti siano partecipi con le nostre mani, battendole a tempo di musica, ok? Poi ripetiamo il ritornello. Nella parte finale ci sarà la parte dove si chiamerà Giona e si inviterà ad andare verso Dio che lo chiama. In questo momento alzeremo le mani in questo modo, su, così, e poi al contrario, verso sotto, partiamo e alziamo su. La pietà del Signore sono sempre attuali per noi.